Buonasera, Presidente Lombardo. Allora, Giordano Lombardo è presidente di Assogestioni perché ci siamo posti il problema, vedete, c'è il mattone e c'è il salvadanaio. Con i tassi, ormai i bot, una volta erano i bot, rendevano un sacco di soldi, ma c'era un'inflazione pazzesca, per cui soltanto persone molto molto anziane, che non erano interessate più di tanto al loro futuro, potevano dire: oh, che bello, mi danno il 20% di bot, mentre quelle più giovani pigliavano il 20%, facevano un'inflazione pazzesca, insomma, quindi non... Adesso come si investono i soldi? Lei è d'accordo sul fatto che il mattone ormai non renda più niente? Ma allora, direi che il discorso del risparmio degli italiani va inquadrato, diciamo, un po' sui comportamenti, insomma, di quello che gli italiani fanno veramente, nel senso che è vero che storicamente la ricchezza e il risparmio degli italiani è stato sostanzialmente investito in due cose, nel mattone e nei titoli di Stato. Oggi, per i motivi che abbiamo appena sentito, c'è un calo dei rendimenti su entrambe le cose, cioè sul mattone, quindi sulla casa inteso come bene di investimento, poi rimane il ruolo della casa come bene d'uso, insomma la maggior parte degli italiani possiede la casa perché la abita, però diciamo come bene di investimento abbiamo visto i dati e sono molto bassi, i titoli di Stato, ma in generale i titoli obbligazionari rendono poco perché i tassi di interesse sono stati portati a un livello molto basso. Insomma, per fare l'esempio più banale che credo che tutti conoscano, il rendimento dei bot a 12 mesi, l'ultimo, è lo 0,3%. Quindi senta, praticamente è vero zero. Che nonostante questa crisi pazzesca, che sta in una fase speriamo terminale, ma significa che la gente proprio boccheggia, a luglio lui ha avuto il record di risparmi? Allora, c'è sicuramente un comportamento da parte dei risparmiatori di ricerca di soluzioni migliori, quindi soluzioni che diano un mix di rendimenti e gestione del rischio, perché poi ricordiamo che qualunque prodotto finanziario, dal titolo di Stato al prodotto, al titolo azionario al prodotto gestito, cerca di gestire il rischio dell'investimento stesso. Ecco, c'è un, non soltanto a luglio, ma ormai da un paio d'anni assistiamo a un aumento della ricerca, insomma, di soluzioni migliori che i prodotti di risparmio gestito stanno dando ai risparmiatori. C'è stato il boom o no? Sì, sì, siamo ai massimi della quantità totale di risparmio gestito dall'industria del risparmio gestito in Italia, quasi 1.500 miliardi. Cioè il record storico? Storico, sì. Però scusate, c'è qualche cosa che non funziona. Io parlavo ieri con uno dei principali, l'amministratore delegato di una delle principali banche italiane, e mi diceva che in realtà la liquidità c'è. Il problema è che la liquidità non si muove perché non si è ancora determinato un clima di fiducia tale da sollecitare a investire, e questo è un primo problema. Poi c'è una crisi economica che ha tutti gli elementi strutturali che conosciamo, Padoan prima ne ha parlato in modo abbondante, quindi non è che manca la liquidità. No? La liquidità c'è per chi sta bene o sta male. Sì, parliamo del sistema, non sto parlando delle famiglie. Le fasce deboli quelle. No, sì, certo, anzi, la sperequazione è anche aumentata. Infatti. Però la questione, adesso la domanda era riferita a di Vespa, era no... globalmente sì. C'è una sì, massa sì, di soldi bene, in circolazione però bene, dobbiamo, no? Esatto, dobbiamo fare una fotografia esatta perché oggi secondo un'indagine della Banca d'Italia il 60% delle famiglie italiane ancora mette i propri risparmi, diciamo, a parte il mattone, quindi quelli che investono in qualcos'altro, il 60% di questi mette i soldi o soltanto nel conto corrente oppure nel conto corrente più il titolo di Stato. Poi proprio sui conto corrente vedremo quanto danno le banche, quanto danno e quanto prendono. Seconda cosa, poi do la pubblicità, poi entreremo a vedere risparmiatore per risparmiatore come tipo, dove mette i soldi e che rendimento ha. Poco. Prego, vabbè, allora andiamo alla pubblicità, dai. Allora, cominciamo dal basso, diceva il Presidente di Assogestioni,
che il 70% dei risparmiatori, chiamiamoli così, tiene i soldi sul conto corrente oppure? Oppure in obbligazione la maggior parte dei titoli di Stato, i BTP. Allora vediamo le banche come si comportano. Corriere Economia del 16 settembre, cioè di oggi. Articolo di Sergio Rizzo, le banche danno 1 e prendono 2.000. Si allarga sempre di più la forbice tra i tassi riconosciuti ai clienti e quelli richiesti sui prestiti. Un signore si era lamentato col Corriere la sera perché c'era un rapporto di 1 a 1.000, cioè gli davano l'1% e gli chiedevano invece, non so, il 14, non so, una cosa di questo genere. Adesso la cosa è peggiorata perché gli danno lo 0, niente e gli chiedono sullo scoperto il 19%, una cosa di questo genere. Ma è morale tutto questo? Allora, i rendimenti che diciamo, i risparmiatori hanno sui depositi bancari, sui conti correnti, sui titoli di Stato sono in gran parte determinati dai tassi di interesse fissati dalla Banca Centrale. Non dobbiamo dimenticare che il motivo per cui i tassi di interesse sono così bassi è perché la Banca Centrale Europea per prima, ma in generale tutte le banche centrali, sono dovute intervenire per salvare l'economia. Ma la Banca Centrale ha detto anche di prendersi il 19% su uno scoperto di conto. Allora, se uno si distrae un momento, che cos'è? Dopodiché le condizioni a cui le banche prestano dipendono chiaramente dalle condizioni a cui il prenditore dei fondi può ripagare il prestito, però ecco che quindi dipenderà dalla singola persona. Qual è il limite dell'usura? Allora va calcolato secondo il moltiplicatore dell'Euribor, dovremmo essere, vado a memoria, intorno al 13,5. Ecco, quindi se è vero questa cosa, quel signore fa del 19. Questo andrà verificato adesso. Certo. Quello che volevo sottolineare è che appunto lo scrive il Corriere della Sera, che non è sicuramente la Bibbia, però insomma saranno. Certo. Però volevo appunto sottolineare che c'è un problema da parte dei risparmiatori di cercare un miglioramento rispetto a tassi di interesse molto bassi. Qual è il tipo di risparmiatore che si rivolge al risparmio gestito? Allora, il risparmiatore che si rivolge al risparmio gestito è circa il 25% delle famiglie italiane che oggi hanno un prodotto, tra i prodotti finanziari che detengono hanno anche un prodotto di risparmio gestito, quindi ha un certo livello di educazione finanziaria, conosce il prodotto di risparmio gestito da un lato ed è un risparmiatore un po' meno giovane della media di risparmiatori. La concentrazione del risparmio, non un soltanto po' meno giovane gestite, perché è più esperto o perché ha più soldi? No, perché ha più soldi. Quindi noi vediamo che giovani non ce l'hanno i soldi, quindi è quello che è un po' contrario a quello che la teoria vorrebbe, è che in Italia sono gli ultra cinquantenni che risparmiano di più e chi ha meno di 50 anni non può, o a volte non sa in che cosa risparmia, quindi ha un tasso di risparmio minore. Ricordiamo che in Italia, comunque l'Italia è un popolo di risparmiatori, storicamente il tasso di risparmio in Italia è stato altissimo, stiamo parlando di tassi di risparmio. Qual è il livello minimo per avere un risparmio gestito e qual è il rendimento medio e il rischio medio? Allora, il bello di un prodotto di risparmio gestito è che è un prodotto veramente democratico, cioè io posso investire 1.000 euro in un fondo comune di investimento o posso investire 100.000 euro e compro esattamente lo stesso portafoglio, quindi non c'è nessuna differenza ed è veramente disponibile per tutti i tagli di risparmio possibili. La cosa, quindi uno può dare anche 1.000 euro per un risparmio gestito? Un fondo comune di investimento. Cioè voi vi abbassate ad accettare anche 1.000 euro? Non ci abbassiamo ad aprire una posizione a 1.000 euro? Noi pensiamo verifico domani mattina. Noi pensiamo che allargare. Però cambiano le modalità di gestione in base appunto, a quanto un momento. Certo. No, Sindaco Tosi, appunto, dicevo, un fondo comune di investimento è disponibile a, al risparmiatore indipendentemente dalla sua ricchezza. Dicevo che se uno però mette un certo ammontare la modalità di gestione può cambiare, adesso che diventa più flessibile, più Poi dopodiché è chiaro che il risparmiatore viene accompagnato dal suo consulente che di solito è un addetto alla distribuzione bancaria, un promotore eccetera nella scelta migliore per lui, perché non ci sono scelte che vanno bene per tutti, quindi la risposta sul rendimento è dipende da qual è il tuo obiettivo di investimento. Allora guardi qui non credo io non conosco Prelios, lo sento nominare per la prima volta, ho letto questo articolo sulla stampa di oggi, risparmiatori in rivolta contro il fondo di Prelios
SGR. Sbaglio o risparmio gestito questo? Bene. Consumatori, 10.000 piccoli investitori denunciano di aver perso il 60% del capitale impiegato in Olinda. Come la mettiamo? Ma allora, in questo caso stiamo parlando, giusto per inquadrare l'articolo che lei mette, di una società di risparmio gestito del settore immobiliare, cioè dei fondi immobiliari. Ci sono sicuramente stati dei casi di diciamo, gestione non positiva, probabilmente questo è un caso di questo genere, però trarre dal singolo caso sull'articolo della stampa un caso generale mettiamoci d'accordo. Quindi, giustamente, allora, se la consumatori ha sollevato un caso, hanno probabilmente fatto il loro mestiere difesa dei consumatori, l'Aprelio SGR farà le sue considerazioni. Siccome ci sta ascoltando tanta gente di diverse categorie sociali, perché la caratteristica di questa trasmissione è di essere ascoltata dai più poveri ai più ricchi, certo. Così per parenza. Benissimo. Allora, quando uno va in un fondo di risparmio gestito, io credo che si abbia il dovere di dirgli quali sono i rischi che corre. Cioè, se uno dice, guarda, non me ne importa niente, vado come alla roulette, voglio il 3 rosso, va bene? Ah, ho capito, figlio mio, se non esce perdi tutto. Ma se è vero che ci sono 10.000 piccoli investitori, probabilmente gli si sarebbe dovuto dire, guarda, se va bene guadagni tanto, se va male perdi tanto. Cioè perdere il 60, se è vero, io riferisco un articolo, un titolo, non lo so, se Prelios ci vuole venire a dire che cosa è successo, la consumatori, siamo pronti a tutti i chiarimenti, non è corretto. Cioè questa gente non sapeva, immagino, di trovarsi di fronte alla possibilità di perdere il 60% del capitale. Certamente. Allora come facciamo ad essere garantiti? Ma allora, ci spiegate bene come va la storia? La vendita dei prodotti di risparmio gestito al risparmiatore al dettaglio, cioè a tutti noi, avviene in base a certe regole precise che sono scritte nei prospetti, che sono di indicare non soltanto i parametri in cui il fondo investe, in che cosa investe quel fondo, ma anche quali sono i rischi massimi che l'investitore può prendere. Sicuramente non rischi di questa dimensione, quindi qua siamo sicuramente in presenza di un caso estremo, sì, certo, che non può dubbio. Essere difendibile dal punto di vista del risparmiatore. Voglio dire, il 99,99% dei prodotti di risparmio gestito non ha questi rischi e anzi dà, come dicevo prima, delle grandi soddisfazioni ai risparmiatori, non avremmo questi dati di raccolta. La gente non sa il background di una società di risparmio gestito, che ne sa? Abbia pazienza, io mai che conosco i bilanci, che ne so. Il problema è capire se chi ha venduto questi strumenti ha informato correttamente, nel senso che tu questo hai, è il punto centrale. Fondi che gestiscono migliaia di miliardi. Ma non c'è dubbio. E fondi piccolini, perché questo rispetto al mondo dei fondi è piccolino e quindi ha maggior rischio. Buffett ha fatto diventare ricca un sacco di gente, io non so con quali condizioni, con quali cose, perché poi gli uomini sono ingordi di natura, no? Per cui se tu gli vai a dire guarda tu puoi guadagnare il 100%, qualcuno che ti dà i soldi lo trovi, insomma. Quindi, però lì è il mestiere vostro. Come dicevo, c'è una regolamentazione, tra l'altro è una regola europea che si chiama MiFID, che impone a chi vende i fondi di dire precisamente quali sono le prospettive di rendimento, ma soprattutto quali sono i rischi che il risparmiatore si prende. Anzi, alcuni tipi di strumenti non sono vendibili a certi risparmiatori, perché i risparmiatori fanno una specie di intervista iniziale con la propria banca in base a questa legge MiFID e vengono classificati in base al rischio che possono prendere. Certo, tu devi essere prudente. Questo è quello che avviene nel mondo speculativo, non c'è dubbio. Poi ci sono sempre i casi di cattiva gestione. Ma c'è una rete di protezione o no? Certamente. C'è una rete di protezione che è sempre di più una rete di protezione, non soltanto, come dicevo adesso, legislativa e regolamentare. Cioè ci sono una serie di leggi di matrice europea che proteggono il risparmiatore finale, ma c'è anche un'autoregolamentazione dell'industria. Alla fine è interesse dell'industria dare delle promesse che può mantenere. Ecco, dire, se davvero quei 10.000, quanti sono risparmiatori, stanno in perdita di questa, che tipo di tutela possono avere?
Allora, ci sono, non è detto che uno ci debba guadagnare sempre, cioè, perché questo non c'è dubbio, però sono tutte le tutele che la legge dà nel caso, per esempio, adesso io ripeto, il caso specifico non lo conosco, però se il fondo non è stato venduto con tutti i parametri che dovevano essere dati al risparmiatore circa la conoscenza di quello che c'è nel fondo, ci sono delle sanzioni precise che la legge prevede. Ma anche una possibilità di un rimborso? Questo poi dipende dalla natura dell'azione che faranno i consumatori, quindi ci sono le class action. Vabbè, esattamente, e quindi, diciamo, però, ripeto, stiamo entrando adesso, in un caso in di un dettaglio. Caso, assolutamente, in un caso specifico.